Oggi ho avuto il piacere di ricevere la visita di Mikola, cittadino ucraino ormai da anni in Italia, in Friuli, sposato con figlie, che subisce come tutta l'Europa, come tutto il mondo, gli effetti negativi, terribili di questa guerra, di questa aggressione da parte della Russia a uno Stato indipendente e sovrano. Ha iniziato questo giro per l'Italia, oggi si trova qui a Tropea, Borgo dei Borghi, quindi è venuto per una visita di cortesia e ovviamente io non posso che accoglierlo con grande trasporto e piacere per manifestare quello che ha già fatto la città di Tropea al popolo ucraino, quindi la nostra solidarietà, la nostra amicizia a un popolo pacifico che si è trovato catapultato in un incubo che ha ormai travolto tutto l'Occidente. Noi stessi stiamo vivendo le conseguenze oltremodo negative di questo conflitto. Quello che avviene sul fronte finanziario non è altro che una conseguenza di questa assurda, inconcepibile guerra, che speriamo possa finire presto. Speriamo quindi che il desiderio di pace, il desiderio, l'amore prevalgano definitivamente sull'odio e su ogni intento di guerra. Non è sicuramente il modo per risolvere contese e screzi o contrasti tra i popoli. Quindi l'auspicio della città, come immagino di tutto il mondo, è che questa situazione trova presto una evoluzione verso la pace. Sicuramente sarà necessario che ognuno compia uno sforzo. Sicuramente in primo luogo lo dovrà fare questo la Russia, responsabile di quello che stiamo vedendo, ma anche l'Ucraina dovrà fare la propria parte e le Nazioni Unite sicuramente dovranno anche loro adoperarsi perché questa situazione trovi l'epilogo in tempi rapidi che tutti auspichiamo, perché si torni alla pace e vengano in qualche modo neutralizzati gli effetti terribili che questa guerra ha prodotto in un anno, in poco meno di un anno.